Piazza del Popolo, gremita oltre ogni più rosea aspettativa per CNA Idee in Moda, il grande filè organizzato dalla CNA per promuovere il settore del tessile e abbigliamento. La nona edizione del defilé è stata salutata da una Piazza del Popolo stracolma di gente, si stima almeno oltre 5.000 persone, accorse per l'ormai tradizionale appuntamento con il fashion e la moda, ma anche per le tante star subrette televisive, ospiti della manifestazione pesarese. CNA Idee in Moda è un progetto che ormai ha 9 anni, è diventato un ragazzino, non è più un bambino, è un progetto che quindi si è accreditato tanto che negli ultimi 3 anni abbiamo fatto 5 edizioni di CNA Idee in Moda anche a Minsk all'estero. E abbiamo portato oltre 50 aziende in Bielorussia e che hanno avuto la possibilità di far vedere le loro grandi creazioni, di aprirci nuovi mercati. In una edizione dedicata quasi esclusivamente alla moda mare, agli abiti da donna e da sposa, sono stati tanti i protagonisti della sfilata. Le bellissime e avvenenti Anna Falchi, le veline di Striscia la Notizia, Ludovica Frasca, Irene Cioni, la showgirl Pamela Camassa. Particolarmente applaudito dal pubblico femminile l'attore del film e fiction Nicolas Vaporidis. Credo che l'eleganza sia nella semplicità e negli accessori, in qualche piccolo dettaglio. Però mi piace vederla soprattutto addosso agli altri, mi piace vedere altri vestiti in modo piuttosto colorato, ecco, quello sì. Possiamo dire che si trova a suo agio in questa piazza? Sì, decisamente, non lo so come mai mi sento a casa. Ho fatto una parte di vita qua importante, sono felice perché ci sono anche tanti amici che stanno qua stasera in questo show. Qual è il rapporto con la moda di Anna Falchi? Ma mi piace indossarla, fra virgolette si dice interpretarla così, però nella vita privata sono estremamente semplice, non seguo i dettami della moda. A presentare la serata è stata l'ormai inossidabile Jo Squillo, la popolare presentatrice di sfilate di moda e conduttrice del programma TV Moda, con la partecipazione arguta e competente del direttore del settimanale nuovo, Riccardo Signoretti. È un'impresa, anche questo le persone forse lo possono capire, è sempre un'impresa andare in giro per il mondo a raccontare, ma è anche una cosa bellissima capire che noi siamo i migliori e la facciamo in modo migliore, come la moda lo testimonia in queste ultime passerelle, i maggiori stilisti sono italiani, è ritornata anche una grande Roma che ha sfilato per l'haute couture, quindi non posso che essere orgogliosa adesso di essere qua a Pesaro.